Iniziamo anche senza molti formalismi. L'abbiamo chiamato convegno, perché bisognava chiamarlo convegno, però diciamo che questo può essere considerato l'incontro conclusivo del corso, così gli togliamo un po' di sacralità e lo riportiamo con i piedi per terra e magari riusciamo a parlare e a discutere meglio, insomma, ad abbattere un po' anche le barriere, insomma, per essere chiari. Intanto io mi presento, perché molti di voi non mi conoscono. Io sono Veli Orto, sono il nuovo presidente della CRFPA, ho sostituito Dante Losco, poi dirò anche qualcosa su Dante Losco, perché mi sembra il vecchio presidente, che mi sembra che sia dovuto oltre che doveroso. E l'ho sostituito anche per forza maggiore, altrimenti io sono di espressione di un'organizzazione professionale agricola, di una delle tre organizzazioni che sono le socie che hanno fondatrici della CRFPA, insomma, poi dirò anche qualcosa su questo. E lo abbiamo sostituito per forza maggiore perché purtroppo il vecchio presidente sta male e quindi non poteva più, anzi ci ha chiesto, noi gli abbiamo anche in qualche misura, lo abbiamo anche pregato di eventualmente di dare la sua disponibilità per continuare nel lavoro e lo avremmo anche supportato, insomma. Io ero prima vicepresidente assieme agli altri due vicepresidenti, Luca Sava e Maurizio Onorato, uno che sono di espressione come me delle organizzazioni professionali agricole, poi dopodiché anche su questo vi dirò qualcosa. Lo abbiamo dovuto sostituire per forza maggiore perché non sta bene e ci auguriamo tra l'altro che quanto prima riesca ad uscire da una condizione di salute non molto favorevole, insomma. E per questo ecco, io li faccio anche così come ho fatto in altre occasioni, anche a nome vostro gli auguri di buona guarigione. Lo abbiamo anche sentito prima del convegno, perché avremmo anche gradito la sua presenza qui, lo avremmo ospitato volentieri e lo avremmo anche ascoltato volentieri. Io Dante lo conosco da lungo tempo, perché assieme io sono stato nella Confederazione Italiana Agricoltori e tuttora ci sono, e lui è stato direttore regionale della Coldiretti, abbiamo avuto modo in tante occasioni di lavorare assieme e in quei passaggi, in quel lavoro si è costruito anche un rapporto di stima reciproca, insomma, quindi lo avremo ospitato e sentito volentieri, insomma. Comunque li riferiremo, insomma, come un po' tentiamo di fare senza appesantirlo troppo, perché le condizioni di salute e non sono facili, sono anche abbastanza gravi. Comunque li riferiremo anche di questo incontro, insomma, di questo incontro. Il convegno, ecco, il convegno conclude il corso di formazione. Io sono il presidente, come vi ho detto, mi sono presentato, alla mia sinistra, ma la conoscete, c'è la dottoressa Stella Milazzo che dirige con me l'organizzazione, è stata anche direttore del corso, insomma, è direttore del corso fino ad oggi, fino alla conclusione, insomma, fino alla conclusione. Alla mia destra lasciamo due posti liberi, perché giustamente noi abbiamo coinvolto anche le istituzioni, in questo caso l'amministrazione regionale, abbiamo invitato l'assessore e poi abbiamo invitato il direttore dell'assessorato, poi abbiamo anche invitato il dottor Luca Galassi che segue la formazione, speriamo che ci raggiungano e poi ben volentieri li faremo accomodare alla presidenza. Abbiamo anche coinvolto, come è doveroso e come è giusto, anche i funzionari dell'amministrazione regionale e di tutti gli enti che hanno collaborato con noi per riuscire a costruire e a realizzare il corso di formazione. Allora, questa iniziativa in sostanza è dedicata alla diffusione dei risultati, insomma, e io i risultati li apprenderò da voi, insomma, so del corso, ho sentito, me ne hanno parlato, lo ritengo anche un'esperienza estremamente positiva e qualificante per voi, ma penso anche e soprattutto anche per il CRFPA, insomma, è un'esperienza anche
importante, perché si tratta di un livello di formazione che speriamo ci aiuti a fare un salto di qualità in avanti, insomma, cioè nel senso che si tratta di un livello di formazione elevato, insomma. So che il corso ha avuto anche problemi, insomma, questo lo so, anche per via indiretta, e di questo vi chiediamo scusa, insomma. Poi pian piano i problemi li abbiamo superati e siamo riusciti a portare a termine il corso, insomma. Da quei problemi, comunque, da quell'esperienza faremo tesoro, di quell'esperienza faremo tesoro per migliorare la nostra, perché questo vuole essere l'obiettivo, migliorare i nostri percorsi formativi, migliorarlo anche traendo dalle esperienze, in modo tale da poter dare un prodotto formativo. Oggi bisogna utilizzare questi termini, anche se a me il termine prodotto non piace, in modo tale da poter dare un processo formativo che sia adeguato, insomma, e che ci consenta di cogliere l'obiettivo, insomma. L'obiettivo del convegno era formare professionalità alte, insomma, in modo tale che avessero la possibilità di inserirsi nel mercato, insomma, sia offrendosi alle imprese che già operano nel mercato, sia anche costituendo nuove occasioni di impresa, costruendo nuove occasioni di impresa. Per questo c'è bisogno della conoscenza, e la conoscenza si ottiene attraverso lo studio e la formazione. Insomma, questo era l'obiettivo e vuole essere l'obiettivo del corso. Io ho già detto prima, parlando con alcuni insegnanti, aiutateci anche a migliorare la nostra attività. L'ho detto agli insegnanti, ma lo dico anche a quelli che sono stati allievi, insomma, che tra l'altro hanno un livello di istruzione abbastanza elevato, che potranno anche un domani, se ne avremo bisogno, guarderemo anche a loro, anche come docenti, se ne avremo bisogno e se sarà utile. Anzi, noi speriamo che anche da questo corso possiamo trarre professionalità che ci tornino utili anche nel continuare questo lavoro, insomma. Quindi chiedo anche a voi tutti, anche agli allievi, se avete indicazioni, suggerimenti, sia in relazione alla esperienza che avete vissuto con noi con il corso, ma anche rispetto alla formazione più complessiva. Noi siamo aperti a tutto, siamo aperti perché abbiamo una disponibilità anche dal punto di vista culturale, insomma, in questa direzione, ma perché ne abbiamo anche bisogno. La formazione in Sardegna deve riuscire a fare un salto, quel salto di qualità che la tiri fuori dalle sabbie mobili in cui si è infilata nel corso dei decenni, non per responsabilità di chi ha diretto la formazione, ma spesso per responsabilità di un meccanismo che alla fine si è talmente avvitato da creare condizioni che non erano più sopportabili da nessuno, insomma, né da chi ci lavora né da chi poi fa l'utente della formazione o dal resto dei cittadini che poi con le risorse pubbliche che concorrono a pagarne i costi. Quindi dobbiamo riuscire a fare cose importanti e qualificate che siano efficaci e che abbiano un costo tollerabile, sopportabile, accettabile anche per la collettività, insomma. La giornata di oggi serve anche per fare un po' il punto assieme, insomma. Quindi sentiremo i docenti e sentiremo gli allievi. Nella scaletta che avete visto tutti non è previsto il dibattito, però a me non scandalizza che dopo che abbiamo sentito un po' tutti i relatori, docenti ed allievi, che si possa anche aprire un breve confronto, insomma, con domande, suggerimenti, arricchimenti, magari che ci aiutino a superare il passato, non a tornare sul passato, insomma, non a tornare sul passato, perché, ecco, ripeto, so che il corso non ha avuto anche delle difficoltà, sulle quali tra l'altro torno a dire, stiamo indagando, stiamo riflettendo, perché noi vogliamo riuscire a fare le cose bene, che siano efficaci e che ci aiutino a cogliere l'obiettivo. Ho già detto che al corso abbiamo invitato le istituzioni, i funzionari, i responsabili dell'assessorato al lavoro, abbiamo anche invitato l'assessore, e sappiamo che l'assessore ha molti impegni, era un atto dovuto,
Io conosco anche personalmente l'assessore, mi ha detto che sarebbe difficile, che era difficile che lui oggi, anche perché insomma, ha un calendario di impegni e così via, però casomai riusciste a trovare anche uno spazio per raggiungerci e dirci alcune cose sulla formazione, insomma, e aiutarci anche a rilasciare il riconoscimento che vi è dovuto con la consegna degli attestati. Per quanto ci riguarda, per noi sarebbe benvenuto e lo ospiteremo ben volentieri, perché una volta ospitato, una volta anche creato quel clima favorevole nei rapporti tra noi e lui, poi magari quello ci aiuta meglio a chiedergli anche che vorremmo tutti politiche incisive per la formazione che ci aiutino ad uscire dalle sabbie mobili, ma vorremmo e vogliamo, perché cioè, noi siamo anche, che dire, io sono un dirigente, sono il responsabile dell'ente di formazione, ma sono di emanazione di un'organizzazione sindacale, quindi non dimentico anche che oggi in Sardegna un po' tutti ci aspettiamo dalle istituzioni e dal governo della regione anche condizioni più favorevoli, e ci aspettiamo un lavoro in questa direzione, perché si creano condizioni più favorevoli per rilanciare l'economia, lo sviluppo, e conseguentemente per riuscire a creare occasioni di lavoro che possono dare sbocchi anche ai percorsi formativi, insomma, che è un po' l'incubo di tutti noi, insomma, o di molti di noi, insomma, se non per noi magari direttamente, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per i nostri familiari, insomma, per essere chiari. Voglio anche aggiungere due parole. Vi ho detto che sarei stato breve, spero di esserlo e di riuscirli ad essere breve. Due parole sul CRFPA. Il CRFPA è un ente storico, insomma, è un'associazione, vabbè, come tutti gli enti che operano nella formazione, non hanno scopo di lucro, insomma, anche se anche questo spesso non è sempre così, insomma, sono mille modi poi di mascherare le cose, insomma. Per noi no, perché il nostro è un ente di emanazione delle organizzazioni professionali agricole, della Coldiretti, della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, e del Confagricoltura, insomma, che avevano colto l'eredità del vecchio ente di formazione, che era un consorzio dove dentro c'era la Sicilia, la Sardegna, c'era anche la parte pubblica, però poi insomma, c'erano stati parecchi problemi, quella esperienza non era in grado più di reggere, di essere continuata e riproposta, tant'è che si decise di sciogliere il consorzio tra la Sardegna e la Sicilia, e poi ognuno ha seguito la sua strada. Noi, organizzazioni che non volevamo, ed è questa la natura del CRFPA, ed è la cosa più importante, ed è la cosa per la quale si è battuto molto Dante Losco, cioè noi non volevamo rinunciare a un ente di formazione che avesse una sua connotazione particolare, specialistica, cioè che fosse in grado di dare formazione in agricoltura, un campo molto importante per l'economia della nostra isola. Anzi, dicevo con qualcuno di voi, con qualche docente prima e con i sindaci che sono presenti e che ringrazio, tra l'altro, anche a questa nostra iniziativa, i sindaci che poi controllano la gestione economica e finanziaria dell'ente, insomma. Dicevamo che l'isola ha bisogno di sviluppo, ha bisogno di un'economia che venga in qualche modo rilanciata, ricostruita, insomma. E l'agricoltura è uno dei, anzi oggi è diciamo il tessuto connettivo dell'economia e dell'isola, insomma. Perché tutti i comuni, la grande industria è allocata in alcuni punti ben definiti, e anche la piccola e media industria, il commercio, anch'esso è un tessuto molto diffuso, però non c'è comune che non abbia agricoltura. La stessa città di Cagliari, che fondamentalmente è un aggregato urbano che non ha aree o grandi aree libere da destinare all'agricoltura, tuttavia anche all'interno del comune di Cagliari, che con gli spazi limitati si fa agricoltura, quindi l'agricoltura è il tessuto che collega, insomma, tutti i comuni della nostra isola. Ecco perché noi non abbiamo mai voluto rinunciare
a mantenere in piedi un ente che fosse in grado di dare in modo più specifico una formazione. Però poi voi sapete com'è andata, com'è la situazione della formazione in Sardegna. Oggi non c'è più un riconoscimento che indirizza, non c'è più un affidamento diretto come in parte era in passato, e per un certo verso questo è anche giusto, perché l'affidamento diretto purtroppo è stato utilizzato in modo non positivo e ha generato poi quegli sprechi che poi hanno portato al collasso, e quindi si è rimesso tutto in discussione, e oggi gli enti devono fare tutto, insomma, e facendo tutto perdono in qualità. Però noi come CRFPA, pur non abbandonando la connotazione originaria, che riproponiamo continuamente anche nel confronto con la Regione, perché non si possono improvvisare tutti i capaci di fare formazione in agricoltura, come noi non ci possiamo improvvisare come un ente che è capace di fare tutto il resto, anche se oggi, siccome la formazione è a bando, ci dobbiamo attrezzare anche per fare tutto il resto. Per partecipare ai bandi del settore pubblico, e badate, non in tutte le regioni questo avviene, in molte regioni d'Italia c'è ancora l'affidamento diretto, anche se anche da altre parti, a livello nazionale c'è spesso l'affidamento diretto, anche se anche da altre parti ormai stanno andando tutti in direzione di sottoporre tutta la formazione a bandi che in realtà poi la immettono nel mercato come se fosse una merce, insomma, cosa che non è. L'istruzione, la formazione non può essere, non è una merce. Quindi noi rivendichiamo la nostra connotazione, la nostra specificità. Siamo nati come CRFPA, come associazione sarda, nel 1988. Abbiamo la connotazione di cui vi ho parlato, oggi ci proponiamo per operare in tutti i settori, e anche qui aperti a tutti i suggerimenti, a tutti gli apporti. Stiamo attrezzando per continuare a operare nell'ambito della formazione che è di derivazione istituzionale, ma vogliamo operare anche in quella parte della formazione che è privata, e soprattutto anche in quella parte della formazione che poi può autofinanziarsi. Quindi ci immetteremo nel mercato, anzi siamo già con alcuni progetti nel mercato per candidarci a fare tutta la formazione anche per quei soggetti che non riescono ad accedere ai bandi pubblici e che magari hanno l'interesse di acquisire titoli che sono necessari per svolgere la propria attività, oppure per condurre meglio la propria professione, oppure la propria esperienza aziendale, insomma. Collaboriamo con tutti, insomma, e siamo aperti a collaborare con tutti, con le istituzioni, con le università, con tutti, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, con le organizzazioni datoriali, con le aziende private. E abbiamo anche qui maturato, anche con il vostro corso, esperienze importanti. Ecco, da questo punto di vista siamo un ente che vuole essere sempre di più aperto, insomma, è in grado anche di collocarsi alla pari degli altri nell'ambito dell'offerta formativa. Abbiamo condotto, torno a dire, un'esperienza importante con questo corso di formazione, mettiamola a frutto. E quando dico mettiamola a frutto, mi rivolgo a tutti, insomma, ecco, l'obiettivo dell'ente che si era già posto Dante Losco, due parole su Dante, voglio tornarci un attimo, è quello di riorganizzarsi e di riuscire a tenere una struttura che gli consenta di essere presente, di continuare a essere presente nel campo formativo. Insomma. Questo è il lavoro che ha messo in campo Dante. Noi raccogliamo il testimone, il presidente Losco, noi raccogliamo il testimone, vogliamo continuare in questa direzione, chiaramente tentando di fare un passo in avanti, raccogliendo la sua esperienza per metterla
per metterla a frutto, insomma. Dante ha fatto il presidente per 12 anni, quindi ha dato una parte importante della sua vita a queste esperienze, e di questo lo ringraziamo. Ha dato un contributo dal quale vogliamo partire per rilanciare l'ente. L'ente è una fase di passaggio delicata. Abbiamo subito tutta la fase di ristrutturazione che ha portato fuori anche una parte importante dell'esperienza professionale che avevamo anche qui acquisito e maturato con i lavoratori che erano presenti all'interno del nostro ente, insomma, tutti i vecchi formatori che erano inquadrati con la 42, il personale che era inquadrato con la 42 è uscito ormai e si è ricollocato, insomma, e questo spero sia positivo per noi e positivo per loro, perché almeno non hanno perso il posto di lavoro e il rischio reale c'era. Oggi comunque continuiamo ad essere in una fase non facile, insomma, questo voglio dire così per dare anche qualche informazione sia ai docenti che agli allievi che hanno, ripeto, fatto un periodo di strada assieme a noi, ma anche ai sindaci che qui sono presenti e al resto di cui collabora con me a dirigere questa organizzazione, che è impegnata con me a trovare un assetto che ci consenta di poter vivere nel mercato, di poter continuare a essere nel mercato della formazione, per continuare ad essere presenti nella formazione, anche se anche qui il mercato, a me il termine mercato non piace, insomma. Però questo è, ed è un mercato selvaggio, anzi spesso dobbiamo concorrere non a trovare un equilibrio tra qualità e prezzo, che è la garanzia anche di fare cose che abbiano un minimo di decenza e di eccellenza. Eccellenza deve essere massima, ma quando tu rincorri il prezzo più basso poi difficilmente riesci a coniugare le cose. E nella formazione ci dovrebbe essere una sticella che segna qual è il limite oltre il quale non si deve scendere. Questo non c'è ancora. Speriamo che si riesca a raggiungere quel limite, insomma. Noi per fare questo ci dobbiamo riattrezzare, riorganizzare, e abbiamo anche qui un percorso di riorganizzazione che è anche doloroso, insomma, cioè nel senso che porterà altri lavoratori che sono dentro il nostro organico, speriamo anche con l'aiuto nostro e con il contributo delle istituzioni, essere ricollocati altrove, insomma, tanto per essere chiari. L'obiettivo nostro, e chiudo su questa parte, è quello di riuscire ad avere un'organizzazione snella, agile e compatta, che non abbia grandi costi amministrativi e quindi che ci metta in grado di essere poi competitivi nell'ambito del mercato formativo. E poi ci avvarremo del contributo e per quanto riguarda delle docenze, delle professionalità che sono presenti nel mercato, insomma, abbandonando il vecchio modello che ormai non ha più nessuno, che era anche quello di avere tra l'organico dei dipendenti anche i docenti, ma rivolgendoci per quanto riguarda le docenze alle esperienze professionali più adeguate a seconda del corso che siamo chiamati a gestire. Quindi consentitemi, per chiudere questa parte, di ringraziare Dante per il lavoro che ha svolto, per la tenacia con cui ha perseguito anche l'esigenza di mantenere una specificità sulla quale continueremo a lavorare agli enti di formazione, soprattutto per il nostro, e per questo si è sempre battuto anche nel confronto con le istituzioni, insomma, per mantenere la connotazione di un ente che è legato al mondo dell'agricoltura e quindi che è capace anche non solo di dare formazione, ma di dare anche, che dire, in termini di capacità di proposta più generale, anche idee anche innovative per rilanciare, e quindi per contribuire anche a un processo di modernizzazione del settore dell'agricoltura di cui abbiamo bisogno nella nostra isola. Chiudo con una battuta sul corso, sul quale tornerà poi la dottoressa Milazzo in modo, penso, meglio di quanto non possa farlo io, insomma. E il corso nasce nel 2009, è finanziato, anche queste cose è giusto dirle, le avrei dette anche perché, insomma, speriamo che si aggiunga la parte istituzionale, perché è doveroso anche riconoscerlo nei loro confronti. È un corso che, come voi sapete, è finanziato dalla Comunità Economica Europea, e poi i finanziamenti
poi vengono integrati dal contributo ministeriale e da una quota parte che è a carico della regione. Il corso era rivolto a giovani e non giovani, che però hanno esigenza di maturare una qualifica professionale che gli consenta poi di potersi anche proporre nel mercato del lavoro, oppure di proporsi anche con esperienze imprenditoriali all'altezza e quindi con una formazione che oggi è sempre più indispensabile per poter essere presenti e quindi per potersi offrire sia nel mercato del lavoro, anche qui il termine mercato a me non piace, ma anche per poter costruire eventuali iniziative imprenditoriali autonome, con la speranza che poi anch'esse contribuiscono anche a rilanciare il tessuto economico della nostra isola, quindi ad alimentare il processo di sviluppo, insomma. Il corso poi l'abbiamo gestito assieme ad altri, esatto, ad altri, spesso con le istituzioni, con il contributo dell'istituzione, con il contributo della provincia di Cagliari, con il contributo del CSL di Assemini, che ci ha aiutato a selezionare i corsisti. Il numero delle adesioni iniziali era un numero elevato che ci ha costretto anche a una selezione anche abbastanza consistente. Questo significa che c'è una domanda formativa in questo campo. In un settore importante, le energie rinnovabili, di cui tutti ormai parlano, però tutti fanno poco perché poi si affermi anche qui un'applicazione pratica, perché le norme ci sono, le leggi ci sono, questo paese è bravissimo, le istituzioni sono bravissime a livello nazionale, a livello regionale, a fare buone leggi, però si dimenticano che la legge di per sé non basta. Se la legge poi non è seguita nell'attuazione pratica, e se anche nell'attuazione pratica, concreta, poi emergono anche esigenze di modifiche tempestive, se chi fa le leggi non è capace di cogliere anche queste esigenze e di adattare anche l'applicazione pratica, difficilmente riusciremo ad ottenere risultati, perché spesso noi abbiamo le nostre istituzioni, la regione che io conosco bene, piena di scaffali, pieni di progetti che però sono rimasti lì, lettera morta, sono scaffali pieni di carte, anche di idee e di progetti anche interessanti che però poi dopodiché non camminano nella realizzazione concreta, insomma. Ecco, la formazione anche da questo punto di vista deve dare un contributo, e questo è un settore importante e delicato. Immaginatevi di che cosa ha bisogno l'agricoltura in Sardegna. Lo dicevo prima, l'agricoltura in Sardegna ha bisogno di consolidare le aziende che oggi sono presenti, tra l'altro un tessuto ricco, interessante, anche buono e anche di qualità. Badate, in questa crisi che ha travolto e coinvolto tutti, l'agricoltura riesce in qualche modo a resistere e ha dato anche segnali di vivacità, sia con la crescita delle esportazioni, sia con la crescita anche della produzione lorda vendibile, ma sia anche con segnali positivi di crescita in termini anche di occupazione, insomma, che è riuscita a dare l'agricoltura. Ma l'agricoltura ha bisogno di innovazione, ha bisogno di abbattere i costi, e uno di questi costi da abbattere, che ci consentirebbe di fare un salto di qualità in avanti, ho anche finito, l'ho fatta troppo lunga, sono i costi dell'energia. Quindi torniamo sul corso, sulle cose che abbiamo tentato di dirvi con il corso, che noi vi abbiamo detto, ma so che anche molti di voi ci hanno detto, insomma, perché poi la formazione a questi livelli deve interagire, deve essere proprio uno scambio anche, e anche da questo punto di vista noi dobbiamo cogliere questa esperienza e migliorarla anche in questa direzione. Cioè, quando si va a formare c'è un formatore, un docente che dice, che porta la sua esperienza anche di professionale, ma che deve avere anche la capacità di ascoltare, di raccogliere e di ricevere, insomma, e di interrogarsi assieme poi a chi segue i corsi per trovare anche qui, insomma, le risposte anche ai problemi che, badate, anche una volta laureati, una volta fatti tutti i corsi di formazione, siccome nessuno di noi nasce imparato, passatemi il termine, ha sempre bisogno di
c'è sempre qualcosa che non sa, e quindi ha sempre bisogno di andare a capire quello che non sa, da dove può raccogliere l'informazione per trovare la risposta al problema che il fatto che non sa gli pone anche nello svolgimento della sua attività professionale. Ecco, io l'ho fatta troppo lunga, dovevo farla più corta, vabbè, è venuta come è venuta, e anche voi fate le cose come ritenete più opportuno, perché badate, quello che paga poi nella vita è più la spontaneità che la... Fate le cose senza grandi problemi, ci ascoltiamo a vicenda, e poi sono convinto che anche da questa giornata qualche cosa ci rimarrà dentro e qualcosa ci tornerà poi utile in prospettiva, anche se oggi è più una giornata di commiato, di salute, di celebrazione piuttosto che di, come deve essere, piuttosto che di formazione. Vi ringraziamo del fatto che vi siete rivolti a noi, tutti, sia allievi che docenti, siamo a vostra disposizione, speriamo di incontrarci nuovamente nell'esperienza di lavoro e nell'esperienza di vita, e speriamo che, ecco, anche i prossimi incontri possano arricchire entrambi. Comunque ribadisco che noi siamo aperti, anzi abbiamo bisogno del vostro apporto, dei vostri suggerimenti, dei vostri consigli, insomma, anche delle cose più modeste, insomma. Uno nella vita non deve mai chiudersi e mai rinunciare a qualsiasi consiglio, qualsiasi problema eventualmente che gli venga posto, perché da un consiglio, da un problema può venire anche la soluzione o l'indicazione, lo spunto per dare risposte anche a problemi più di dimensione più ampia, insomma. Grazie, dottoressa. A lei. Grazie.